Life could be a dream. Life could be a dream. Valli, automobili americane da sogno dal 1991. Ciao ragazzi, Ruote Americane, Mauro Valli, terza puntata del mese di maggio. Sono contentissimo, ci seguite e voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo. È bellissimo vedervi così numerosi, è bellissimo vedervi così attaccati al nostro spazio, alla nostra mezz'oretta e alle nostre super macchine che vi portiamo. Stiamo tutti sperando che arrivi il sole, io tiro fuori oggetti, macchine, moto, cose d'epoca proprio perché ho voglia di esorcizzare tutte queste nuvole e farvi venire voglia di colore, voglia di moto e di qualcosa d'epoca. Oggi vi ho portato, anzi sono appoggiato su una delle mie preferite, credo non ci sia una macchina americana, a parte i vecchi pick-up che amo alla follia, che mi faccia battere il cuore più di questo modello di Cadillac, che è una Cadillac Coupé Hardtop del 59, anzi è una bella vignetta che dopo vi presenterò perché è stata fatta ed è stata posseduta a Julie Carpenter, che è la famosissima anti Marilyn, e dopo vi parlerò anche di quel documento. Il 59, lo dice lui, è la fine degli anni 60, è anche la fine di un'era di automobili, la fine delle rotondità. Se noi torniamo indietro e studiamo un po' la storia, ma non solo di quelle americane, soprattutto perché è di loro che sto parlando, lasciamo gli anni 30 con la macchina di nonna papera, stagli olio come dico sempre, gli anni 40, i primi anni delle curve, delle auto maestose, delle super carrozzerie, gli anni 50 gloriosi, colorati, cromature ovunque. E per finire negli anni 60, 59-60, con queste linee fatte su basi molto lunghe, nascono le code nel 57 e intorno alle code costruiscono modelli, marchi di automobili che impazzano attorno a questo particolare che sono proprio le code sul posteriore. La 59 è diventata famosa, lei e l'Impala. Dopo aver lasciato nel 57 le code piccoline, 58 e 59 sono nate queste code maestose che vorrei farvi vedere. Anzi, Pasquale, ti faccio camminare perché voglio parlare di loro mentre tu le riprendi. Quando nacque nel 59 questa meraviglia, oggi monumento all'automobile in assoluto, con questi due fari a punta, questo grosso cannone che riprende un po' l'era, come dire, l'era dell'aviazione, l'era dei jet, cominciavano ad esserci jet per aria e loro hanno sicuramente preso e raccolto dei particolari e messi sulle automobili. Quando nacque questo supermodello non fu amato subito, anzi la critica mondiale dell'auto, i clienti stessi nei servizi, nelle recensioni dicevano male, dicevano ma ci vai in giro tu con quelle cose, ste code altissime, insomma erano quasi come dire, oggetto di vergogna, non voglio usare una parola estrema, però sicuramente la gente non aveva voglia di, in tutta quella maestosità, in tutto quel bel farsi vedere delle auto dell'epoca, esagerare con code del genere. Tutto questo fece in modo che la produzione rallentò, quindi il secondo semestre, addirittura col finire dell'anno in corso, non furono prodotte le macchine nel numero prodotto nell'anno precedente, quindi abbandonarono le superproduzioni di 250-300.000 pezzi per farne poco più di 22.000. Insomma, questa super parte posteriore, questa particolarità che ha solamente la Cadillac del 59 con le pinne in piedi e l'Impala che invece le aveva completamente sdraiate è diventata oggetto di preziosità. Oggi avere un 1959 è raro perché ne hanno fatto poche ed è assolutamente una cosa esclusiva e che fa impazzire tutto il mondo. Io credo che tutti noi ci siamo accorti che quando c'è un poster di un'auto americana in un bar, in un diner americano, piuttosto che, vediamo sempre la foto della coda del 59. Io la sto toccando, ce l'ho, in questo momento è mia finché qualcuno non se la compra, ma venderò cara la pelle, e stiamo parlando davvero di un'automobile che non fa impazzire solo me. Io mi auguro che le immagini vi aiutino, perché adesso ve la faremo girare attorno a Pasquale, vi illustreremo i dettagli, perché voglio trasmettervi proprio l'importanza dell'anno 1959 Cadillac. L'hanno fatta coupé, l'hanno fatta quattro porte, l'hanno fatta convertibile. Guardatela dentro. Pianale da più di 6 metri, una panca intera elettrica, quindi parliamo di comandi, di meccanismi che noi ci siamo sognati fino agli anni 90. Un servosterzo che non sembra nemmeno collegato, dopo ve la metto in moto, vi faccio girare, vi faccio vedere che è come guidare la macchinina degli autoscontri, alla sala giochi, il volante sembra nemmeno scollegato. Quattro vetri elettroidraulici,
cominciavano a nascere le normative di sicurezza, quindi i cruscotti non erano più solamente in ferro. Hanno cominciato a mettere i cuscini, hanno cominciato a mettere qualche cosa di morbido, perché il crash e tutte le cose che cominciavano a nascere con l'utilizzo delle macchine provocavano feriti, per cui l'attenzione ai particolari e alle normative di sicurezza cominciava ad addentrarsi nell'automobile mondiale. E direi che gli americani, come in tutto, dico, sono sempre stati i primi, ma perché hanno sempre prodotto un numero di macchine veramente alto rispetto al resto del globo, hanno iniziato a fare attenzione anche al particolare della sicurezza. Quindi siamo lontani dagli airbag, siamo lontani da tutto, ma sicuramente tutto quello che prima era spigolo ed era un cruscotto di ferro è diventata rotondità e imbottito. Abbiamo l'aria condizionata, abbiamo quattro vetri elettrici, come vi ho detto prima, una cura del dettaglio incredibile. C'era proprio la ricerca alla cromatura, al particolare, a sfoggiare qualunque cosa potesse essere colore e motivo di ricamo, motivo di esagerazione. I colori erano incredibili, questo è un rosa metallizzato che spero la telecamera riesca a farvi passare. E come vi ho detto prima, è stata fatta per Julie Carpenter, questa ragazza, sicuramente il clone di Marilyn per più di 20 anni, l'ha posseduta e ora ce l'abbiamo noi. Andiamo a guardare il motore di questo monumento all'automobile. Un cofano lungo 1,60 m, nasconde un motore 6.300 centimetri cubici di cilindrata, e qui vi voglio dare un dettaglio tecnico. Chi non è troppo tecnico probabilmente non lo capirà, però dovete sapere che ogni motore ha un ordine di scoppio, no? Scritto e documentato su tutti i manuali di riparazione. La Cadillac decise di guardare la potenza, perché è un mostro da 340 cavalli, anche se non si tratta di un motore da corsa, ma lavorarono per l'ordine di scoppio silenzioso e non vibroso. Quindi una Cadillac, perché anche in Cars dicono floating like a caddy, fluttuante come una Cadillac, perché è morbidissima, perché il motore non si sente girare. Anzi, se Filippo mi porta le chiavi, ci aiuti, mi porti le chiavi della macchina? Voglio mettervela in moto per farvi vedere com'è rotonda e come gira bene. Tutti i componenti erano veramente anni 60. Guardate la boccia dell'acqua, dove vedete del fluido dei vetri, è in vetro. Abbiamo filtri dell'aria a pannello grandissimi, abbiamo i compressori dell'aria condizionata enormi. Insomma, cominciavano a nascere tutti quegli impianti che ci hanno seguito fino alle macchine moderne, ma chiaramente con tutto quello che era il modo di costruire degli anni 60. E oggi è veramente fascinoso, è come vedere un lettore di DVD e vedere un jukebox degli anni 60. Quindi la tecnologia sicuramente ha fatto bene all'automobile, ha fatto bene a tutto ciò che è costruzione e sicurezza in auto, però ha sicuramente penalizzato quello che è l'estetica e il calore legato alla costruzione. Ora ve la metto in moto, voglio farvela sentire. Intanto voglio farvi vedere che giro il volante con un dito, e questo è bellissimo. Cioè, mentre la guidate, anzi, non ci sarà tempo per la prova su strada, ma rendetevi conto di che cosa vuol dire stare al volante di questa macchina. Guardate, uso il mignolo per fare manovre, per far girare due ruote larghissime, perché se le guardate sono da 2,35 su una macchina che è di peso veramente importante. Il motore non si muove, passo le mani con attenzione perché sta girando la cinghia, però parliamo di un 8 cilindri veramente piatto, cioè non si muove nulla. Questi occhiali sono leggerissimi, non vibrano assolutamente, proprio perché già il motore 8 cilindri di suo ha voglia di girare bene, è perfettamente bilanciato, quindi i 360 gradi del giro motore sono divisi per 8 e questo lo rende veramente rotondo. Chiudiamo questo bel servizio sulla Caddy del 59 con questo pannello. Vediamo se Pasquale ci aiuta, se non mi sgrida per il bianco. Guardate il dato che vi volevo far vedere prima. Sono 21.940 pezzi prodotti, 947 è il numero corretto. Questo significa che la produzione è stata un decimo della produzione degli altri anni, quindi il discorso che vi ho fatto prima delle code ha fatto sì che ne facessero davvero poche, che oggi valga veramente tanto, quantomeno come reperibilità. Non stiamo parlando di una macchina per la quale devi dare via un braccio, ma sicuramente un valore è fuori dalla media per un'auto classica e assolutamente irreperibile. La cosa più bella è questo, che non è reperibile, quindi preziosa. Ora vi lascio, sicuramente dovremo passare un pochino di pubblicità e ci vediamo tra qualche minuto per chiacchierare della Il Camino. Ciao, Ruote Americane, a tra poco. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 so boom. Life could be a dream.
If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open, we'll meet again, boom. Ding-dong, ding-dong, a-lang, a-lang, a-lang. Oh, 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 bip, a-bip-a-dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you,